mi ha dedicato davvero tutto. Questa è quella, è la testimonianza che io ho avuto, in particolare anche dalla vicepresidente che ha lavorato tantissimo tempo con lui, e ritengo anche che dobbiamo conservare il ricordo e il rispetto per le persone che hanno dato tanto nella scuola e alla scuola, perché sono persone che si sono spese, che i ragazzi, per migliorare proprio la formazione dei ragazzi, e so che ha lavorato sempre notte e giorno per fare, no, generalmente i dirigenti scolastici, però lui ha messo davvero qualcosa in più. Io sono arrivata in questo istituto comprensivo e ho ritrovato molte sue cose, anche i suoi scritti, no? Scartabellati, mettendo a posto diversi documenti. E davvero mi sono fatta questa promessa, ho fatto una promessa a me stessa, sarà sempre difficile, però comunque spero davvero di continuare l'opera di vostro padre. Qui ci sono i figli ai quali fa il nostro... E direi anche per la città di Canosa. Quindi ci sono persone che passano nelle vite di una città che non vanno mai dimenticate, e questo è stato un momento proprio per tenerlo presente, per far rivivere tutto quello che lui ha fatto nella scuola. E quindi quando sono venuti da me i figli del professor Prudente, Pasquale e Mirela, non ho esitato. Certamente abbiamo un po' ritardato nel realizzare questo concorso, ma non ho esitato a dire subito sì. E devo ringraziare in particolare la commissione, che anche loro davvero hanno dato una grande disponibilità, sia per un senso di amicizia nei confronti del professor Prudente, e soprattutto perché credono che queste manifestazioni all'interno della scuola siano di grande formazione per loro. Io ringrazio la professoressa Giulia Giorgio, professoressa di lettere, docente di lettere presso il liceo Enrico Ferri, la professoressa Angela Valentino, ex dirigente scolastica, amica anche del professor Prudente, e soprattutto ringrazio anche cugina, non sapevo la caduta parentela, e soprattutto ringrazio il nostro presidente, professor Francesco Di Stasi, grande amico di Michele Prudente, al quale passo la parola per delineare un attimo la sua figura, visto che io non potrei farlo. Allora, io ho aperto forte il dovere di ringraziare la preside per il piacere e l'onore che ha fatto a me, e certamente anche alla dirigente della Regina, la professoressa Giorgio, per l'impegno, per il compito affidatoci. Semplicemente perché, e questo sembra quasi un controsenso, per me è stato sempre estremamente difficile parlare del presidente di Michele. Tant'è che in non poche occasioni, diciamo, ho fatto massimo. Questo semplicemente perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, di averlo come amico, di stimarlo molto, meritatamente, come capo di istituto, e di apprezzare notevolmente il suo impegno continuo, sistematico, sul quale a volte io mi permettevo anche con qualche battuta non molto molto elegante anche di scherzare. Era di una puntualità maniacale, in senso positivo. Era un grandissimo lavoratore, amava moltissimo i suoi ragazzi. Infatti
tutte le tracce dei vari concorsi che sono stati fatti sino ad oggi, che siamo una settima edizione, praticamente vogliono in maniera a volte indiretta parlare di quello che lui ha detto, ha fatto e molto spesso ha dato. Erano moltissimi i momenti in cui chiamavo o passavo da casa sua e non lo trovavo mai, stava a scuola. Una cosa a dir poco straordinaria. D'altro canto è fuori discussione anche il bagaglio di competenze che arriva. Molto spesso mi è capitato di dirlo anche in ambito ufficiale, quando avevo qualche dubbio, all'epoca facevo il mio compito con il mio palmetta, io chiamavo i presidi prudenti e non il provveditorato di Bari o qualche altro funzionario. Veramente non è un luogo comune quello che riguarda la sua persona. Quando si dice ha dato tanto, è vero, è verissimo. E lodava in piena coscienza. Questo, diciamo, era quasi un atto dovuto da parte mia. E ripeto, mi costa tanto, tantissimo parlare di Michele. Però, detto questo, come dicono i moltissimi politici, che ci opprimono 24 ore su 24, passiamo al concorso delle prove. Individuare la traccia pensando